Buonasera a tutti. Iniziamo questa chiacchierata con i cittadini di Taurianova. Al mio fianco c'è tutta la giunta e, come ho detto più volte e ripetuto, si possono pure accomodare, vi potete pure accomodare. Come ho detto più volte nella mia campagna elettorale, esisteva un attimo, questo è il luogo in cui io ho promesso durante la campagna elettorale di venire periodicamente e rendicontare ciò che noi stiamo facendo in modo trasparente. È un modo nuovo forse questo di fare politica, ma questa è la mia, questa è la nostra politica, quello di dare conto ai cittadini, perché noi daremo solo e sempre conto ai nostri cittadini. Non è un comizio oggi, è solo una rendicontazione. Infatti invito tutti di avvicinarsi, perché, come ho detto più volte, io sono il sindaco di tutti, quindi oggi non ci sono fazioni, non ci sono comizi, non ci sono proclami, c'è solo comunicare a tutta la popolazione. Questa oggi quella di Taurianova, sono stato già a San Martino durante i mesi precedenti, sarò di nuovo a San Martino, sarò ad Amato. Parlare di quello che noi abbiamo fatto in questi mesi era un passaggio importante oggi, dopo sei mesi, anche per dire cosa noi abbiamo trovato in questa amministrazione, cosa è stato trovato, e dar conto sempre ai nostri cittadini. Io ho preparato anche delle slide, da ingegnere sono molto schematico nelle mie cose, però comincia a vedersi qualcosa, stavamo aspettando qualche minuto proprio per questo, per rendere più agevole la nostra chiacchierata. Possiamo, forse tu ti devi mettere là. Io tra l'altro volevo precisare, e non lo dico con arroganza, non mi ci trovo, non sono un uomo da social, non sono un uomo che scrive nei social, che risponde nei social. Ho sempre detto, anche durante la campagna elettorale, che mi troverete qua, in piazza, mi troverete in comune, la mia porta è sempre aperta, la mia porta accoglie tutti, perché questo è il dovere del sindaco, questo è il dovere di un'amministrazione che accoglie e soprattutto ascolta, e poi, se ci si riesce, risolve anche i problemi della cittadinanza. E allora sei mesi non sono tanti, ma non sono stati nemmeno pochi, credetemi, la fatica è stata tanta, il lavoro è stato duro e tra poco vi dirò anche cosa abbiamo fatto. E quindi il mio ragionamento oggi sarà proprio per farvi capire, spero non in modo pesante, questo sì, di farvi capire prima di tutto il mantenere la parola, il venire qua e mettersi a confronto con i cittadini, quello, comunicare poi cosa è successo in questi sei mesi, in questi primi mesi, cosa abbiamo fatto e soprattutto quali saranno i nostri prossimi passi. Il 29 novembre noi abbiamo vinto le elezioni, lo sanno tutti, io sono diventato il sindaco e sono stato proclamato il 21 dicembre. Il 21, con l'entrata dell'estate, il 21 di giugno faremo sei mesi da quando siamo stati proclamati, da quando sono stato proclamato, ho formato la giunta e abbiamo preso atto soprattutto della realtà amministrativa di Taurianova, di cosa c'era in questa amministrazione, di cosa c'era in questo comune, e quindi questo è un resoconto che abbiamo fatto, qual era la realtà amministrativa della città nel dicembre del 2015, il 21 dicembre del 2015, quando noi abbiamo cominciato a guardare cosa ci offrivano ad esempio le casse comunali. Abbiamo trovato un comune in predissesto, abbiamo trovato la massimo livello di tassazione per i cittadini, abbiamo trovato molti servizi comunali inesistenti o sottodimensionati, ma questo non significa che vuole diventare una scusa, anzi mi ha permesso e ci ha permesso a farci rendere conto che dobbiamo impegnarci molto di più per uscire da questa situazione. Questo è stato quello che noi ci siamo detti. Mettiamo le mani in su e cominciamo a lavorare, proprio perché questa è la situazione. Allora, il comune predissesto cosa significa? Il comune predissesto significa che noi abbiamo 9 milioni ad oggi, 9 milioni, 960 mila euro, 500 euro. Di stavamo presentando la abbiamo partite di volare.
Questo è il coraggio di chi si mette in una piazza. Questo è il coraggio di io. Bravo! E vi accolgo tranquillamente, poi le parlerete. Allora, stavo dicendo, cosa abbiamo trovato? Il comune predistesto, 9.965.000 euro di disavanzo da ripianare a carico del bilancio comunale. Abbiamo ritrovato 1.900.000 euro di partite vincolate da ricostituire. Che cosa significa partite vincolate da ricostituire? Da soldi che erano stati impegnati per opere, ma sono stati spesi per tutt'altro, e noi dobbiamo ripianare queste partite. Abbiamo trovato circa 2 milioni e mezzo di debiti euro. Abbiamo trovato anche una situazione positiva, un'anticipazione della tesoreria pari a zero. La tassazione per i cittadini catanovesi al massimo, la Tari che deve coprire il 100% dei costi, la Tasi che poi è stata tolta sì dallo Stato perché Taurianova veniva applicata solo sulla prima casa. Abbiamo la tariffa del servizio idrico e qui vi invito ad ascoltare bene, una tariffa ad oggi di 2,20 euro a metro cubo, altissima. Ma il problema qual è? Che oggi a voi è arrivata la tariffa del 2013, ma ancora vi deve arrivare il 2014 e il 2015, e non è che questa amministrazione non è stata mai inviata per vari problemi, insomma per varie società che c'erano, però noi avremo carico altre due annualità di canone idrico. E in più stavo dicendo, quindi, oltre l'elevato valore che è di 2,20 euro, che è raddoppiato rispetto agli anni precedenti del 2011-2012, abbiamo altre due annualità che dobbiamo pagare. E poi tantissimi servizi comunali inesistenti, sottodimensionati, parlo dell'assistenza alle persone, cioè il terzo settore, un terzo settore che purtroppo offriva poco, offriva quasi nulla, quindi un'assistenza alle persone con disabilità, nulla, sussidi per famiglie non autosufficienti, nulla, tasse comunali per disabili in casa, annullati, non c'è, servizio mensa non era attivo, l'assistenza abitativa non c'è, il mantenimento degli infanti illegittimi abbandonati non c'è, e tanti altri, io non posso fare ora tutto l'elenco di quello che non c'era, ma per dire questo era lo stato di ciò che noi abbiamo trovato nel comune di Taurianova. E quindi in questi soli 6 mesi noi abbiamo cercato di attuare delle politiche fiscali, delle nuove politiche fiscali, abbiamo attuato delle nuove politiche sociali, abbiamo attuato delle politiche per il rilancio economico di questa comunità, abbiamo attuato politiche di investimento nuove, e questo è quello che ora passo alla seconda fase, quindi un comune in cui la parte economica è quasi sottodimensionata per poter vivere bene. Però noi ci siamo, come ho detto, rimboccati le maniche e abbiamo fatto questo. Cosa abbiamo fatto per le politiche fiscali? Sono stato a Roma più volte e siamo riusciti a far ridurre la rata del prestito del Ministero dell'Interno di circa 3 milioni di euro, spalmarla in più anni, lo so, la rata c'è sempre, noi dobbiamo sempre pagarlo, ma questo ci permette di avere un bilancio più consono per poter fare delle attività per la comunità taurianovese. Abbiamo ridotto, e qui ci tengo a dirlo e ci tengo a precisarlo, la riduzione della tariffa del servizio idrico di ben 50 centesimi rispetto al 2013. Oggi quella del 2016 è 1,70 euro. E perché l'abbiamo fatto? Perché il sottoscritto, questa giunta, questa amministrazione è andata a guardare dove erano gli sprechi, e parlo degli sprechi dell'Enel, dove che per anni noi siamo in una situazione di salvaguardia, pagavamo circa il 30-40% in più di canone Enel, e questo significa che noi mediamente paghiamo 1,7 milioni o 1,8 milioni di Enel. Risparmiare il 30-40% solo per uscire dalle misure di salvaguardia significava risparmiare 350.000 euro. Perché? Perché abbiamo guardato le carte, abbiamo studiato.
abbiamo ridotto, sempre grazie all'approfondimento, la spesa per la depurazione, per il ciclo integrato delle acque. Anche qui mi sono messo, ci siamo messi, tutta l'amministrazione si è messa a guardare le carte, a capire perché pagavamo di più. E tutto questo solo con delle piccole attenzioni di amministratori attenti siamo riusciti a far scendere la tariffa del servizio idrico di 50 centesimi, cioè significa quasi il 25%. Io dico che 1,70 è ancora alto, il prossimo anno cercheremo ancora di più di ridurla, però è un primo passo. Abbiamo ridotto la tassa dei rifiuti del 20%, parlo del 20%, e perché? Perché questo è un merito che hanno i cittadini taurianovesi. Fare la differenziata ha portato dei risparmi, fare la differenziata ci ha permesso di conferire meno nella discarica, fare la differenziata ci ha permesso di introitare dei soldi da parte delle varie consorzi di plastica, quindi per la differenziata che noi facciamo. E questo, guardando sempre le carte, e qui dico grazie a tutti i cittadini taurianovesi, che ormai siamo un'eccellenza, e tra poco e tra qualche giorno lo capiremo perché, grazie ai cittadini taurianovesi, noi siamo un modello e stiamo diventando anche un modello in Italia. E infine, non è da poco, siccome non ci sono soldi, cercare di organizzare qualsiasi pronto intervento, e non si può fare tutto, e questo è quello che dovete capire, purtroppo non si può fare tutto. Chiedo di farmi parlare prima però. E qui parlo di pronto intervento con personale interno. Noi ad oggi non abbiamo speso un euro chiamando ditte esterne, purtroppo, perché non lo possiamo fare, no? Che per sistemare le strade, almeno per quanto riguarda Gaiano, Cristò e Monastria, non servivano soldi, serviva solo una buona volontà di risolvere i problemi anche mettendosi con la pala. Abbiamo avviato i servizi di assistenza domiciliare integrata per le cure sanitarie, l'ADI, oppure semplice, l'ADI. Anche qui, scusate, è uscito l'altro giorno un articolo, siamo un modello nazionale. Il Ministero dell'Interno lo sta portando e lo porta, lo ha presentato come modello nazionale, siamo un esempio. Noi come comune di Taurianova siamo comune capofila del distretto sociosanitario. Siamo il comune capofila di 10 comuni e noi siamo riusciti ad organizzare un servizio che è diventato modello anche qui nazionale. Noi assistiamo ben più di 300 in tutto il distretto, se non sbaglio circa 300 anziani, facendo sia cure sanitarie oppure cure semplici. Ce ne sono tantissimi anche di Taurianova, ora il numero non ricordo quant'è, circa 60. Circa 60 taurianovesi anziani over 65 che usufruiscono di questo servizio, che chiuderà il 30 giugno, ma noi da amministratori attenti, da comune capofila attenti, e questo ci viene riconosciuto anche dalla regione Calabria, il 1 luglio col secondo riparto ripartirà il servizio e quindi non si interromperà. Abbiamo avviato i servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni sempre con lo stesso modello. Abbiamo collaborato tantissimo con le associazioni di volontariato e non, e lo dimostrano anche le tantissime iniziative che si stanno realizzando a Taurianova, proprio perché le porte del comune sono sempre aperte ad ascoltare ed accogliere ogni iniziativa, e quindi la cittadinanza attiva, che è la cittadinanza di cui io mi faccio carico, e noi cambieremo Taurianova solo se la cittadinanza attiva funziona, solo se la cittadinanza attiva capirà che tenere pulito il paese non è compito solo del comune, ma è un dovere di ogni cittadino.